Buonasera a tutti, appunto sono Laura Troiani e sono una dottoranda di microbiologia degli alimenti qui all'Università di Parma e stasera, come già introdotto, parlerò di bioplastiche e soprattutto di come i microrganismi sono coinvolti in questo settore. Innanzitutto iniziamo dal principio, quindi dalla plastica. Paul John Florey, premio Nobel per la chimica. Nel 1974 ha definito la plastica come il materiale che la natura aveva dimenticato di creare. E infatti la bioplastica è ormai un materiale fondamentale nella vita quotidiana di tutti noi, è un materiale super versatile, leggero, forte e relativamente economico. E soprattutto è molto importante il mercato che gira intorno alla plastica, infatti coinvolge più di 1,5 milioni di lavoratori, oltre 53.000 aziende, ha un bilancio di oltre 9 miliardi di euro e un fatturato di oltre 400 miliardi. Il problema però è che è dannosa per il nostro pianeta e infatti pensate che ne produciamo talmente tanta da riempire ipoteticamente 21 milioni di container che, se messi in fila intorno alla Terra, possono fare il giro della Terra per 3 volte. Quindi il problema della plastica qual è? Ce ne sono diversi. Innanzitutto è che è prodotta da fonti non rinnovabili e per la sua produzione è richiesta un'enorme quantità di energie e di risorse. Molto importante anche che la decomposizione è estremamente lenta. Se il mercato continua di questo passo, noi avremo una produzione globale di oltre 3 volte quella attuale entro il 2060. E inoltre, entro il 2024 è previsto un aumento della CO2 dovuta appunto alla produzione di plastica del 19%. E inoltre, un'altra curiosità un po' brutta, no? È che ogni anno l'equivalente di 2000 camion in plastica, 2000 camion della spazzatura, viene riversato nelle nostre acque. E noi abbiamo fissato come obiettivo entro il 2030 di limitare il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi e continuando di questo passo, in realtà questo obiettivo rimane molto lontano. Il programma ambientale delle Nazioni Unite ha fissato questi 3 punti per cercare di limitare e di contenere l'impatto ambientale della plastica. Innanzitutto, al primo posto troviamo la riduzione del consumo di plastica. È la cosa più importante, quindi dobbiamo metterci in testa di ridurre il consumo di plastica, soprattutto quando non necessario. Secondo punto è il riutilizzo della plastica per mantenerlo più a lungo possibile, quindi preferire degli oggetti, qualsiasi cosa sia costituito di plastica, a lungo consumo e invece sfavorire l'utilizzo di oggetti a singolo uso. E terzo, non meno importante, è invece il riciclo, quindi trasformare il modo in cui noi produciamo e utilizziamo la plastica. E è su questo terzo punto che io voglio concentrare l'attenzione questa sera, soprattutto sul trasformare il modo in cui produciamo la plastica. Quindi parlare di una transizione da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare, in cui si ha la sostituzione, in cui si prevede e si favorisce la sostituzione delle plastiche convenzionali con le bioplastiche. Alla vostra destra ho messo questa immagine in cui vediamo qua un sistema economico lineare, quindi partendo dalla materia prima abbiamo il processo produttivo, otteniamo il prodotto finito e poi si va direttamente allo smaltimento. Qua in verde invece abbiamo un processo circolare, quindi dalla materia prima noi otteniamo attraverso il processo produttivo, otteniamo un prodotto e poi quello che è prodotto secondariamente oppure il prodotto finale stesso che però non è più utilizzabile viene reintrodotto nel ciclo produttivo. E quindi lo scopo è proprio quello di recuperare e di riciclare dei materiali uscenti da un processo lineare A e reintrodurli in un altro tipo di processo in modo tale da ottenere un prodotto finito e diverso e al tempo stesso valorizzare gli scarti o i sottoprodotti
Anche limitare gli sprechi, limitare anche la produzione di rifiuti, che quindi è diciamo, un ulteriore vantaggio per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Quindi un approccio circolare cosa può portare? Innanzitutto la riduzione della pressione sull'ambiente, quindi l'eliminazione della plastica non necessaria, la riduzione dello spreco, la riduzione delle emissioni dei gas serra. In più ci dà una maggiore sicurezza per quanto riguarda la disponibilità di materie prime e di conseguenza anche ci permette di ridurre la dipendenza dalle materie prime di origine fossile. Inoltre ci dà una maggiore competitività e questa porta anche a un'innovazione e a una crescita economica. E pensate che la transizione a un'economia circolare, da un'economia lineare a un'economia circolare, può aumentare il PIL dello 0,5%, che può sembrare poco, ma in realtà in valori assoluti poco non è. E inoltre anche l'aumento dell'innovazione, quindi la costruzione di nuove aziende, ovviamente porta all'incremento dell'occupazione. Per tutti questi motivi, una transizione verso un'economia circolare può portare a risparmiare 4,5 trilioni di dollari entro il 2040. Quindi è molto importante per l'ambiente, ma anche per l'economia. Quindi vi ho detto che una possibile soluzione per ridurre questo impatto ambientale è la sostituzione con le bioplastiche e infatti la produzione di bioplastiche rientra anche tra quelli che sono i goal dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. In particolare io ho indicato che l'obiettivo numero 12, quindi garantire modelli sostenibili di produzione e consumo. In realtà la produzione di bioplastiche e in genere il loro significato all'interno dell'economia circolare rientrano anche all'interno di altri obiettivi dell'Agenda 2030, come il 9, quindi promuovere l'innovazione e un'industrializzazione equa e sostenibile, ma anche quelli più legati all'ambiente, quindi la lotta contro il cambiamento climatico, la salvaguardia delle acque e anche delle terre. Le bioplastiche sono una famiglia molto grande di diversi materiali con diverse proprietà ed applicazioni e appunto sono in grado di rimpiazzare i polimeri derivati dal petrolio. La European Bioplastics ci dice che un materiale plastico è definito bioplastica se è bio-based, biodegradabile o entrambe. Bio-based significa che è derivato da biomasse vegetali o in generale da materie prime rinnovabili. Biodegradabile invece significa che va incontro ad un processo di degradazione chimica ad opera di microrganismi che sono presenti nell'ambiente, che quindi convertono un materiale, una matrice complessa, nelle molecole più essenziali, come sono l'acqua, l'anidride carbonica e altri nutrienti che vanno poi a formare il compost. Qui apro una piccola parentesi, perché bio-based non equivale a biodegradabile, quindi per esempio una plastica 100% bio-based, quindi derivata da materie prime rinnovabili, non per forza è detto che sia biodegradabile, e viceversa una plastica 100% biodegradabile non è detto che derivi da biomasse o da fonti rinnovabili, potrebbe derivare anche dal petrolio. E questo perché la biodegradabilità è una proprietà che dipende non dalla composizione del materiale, ma dalla sua struttura chimica. E qui vi ho riportato una classificazione di diversi tipi di bioplastiche, quindi in base alla loro origine, in base alla biodegradabilità. E nel secondo quadrante, dove si incrociano le due caratteristiche, abbiamo le bioplastiche che ovviamente... da un punto di vista della sostenibilità sono più interessanti e quindi diciamo su cui si concentrano anche tanti studi. Per quanto riguarda il mercato, prima vi ho parlato di quello della plastica, ma anche quello della bioplastica è molto importante. Questi sono dati relativi all'anno scorso e già l'anno scorso è stato calcolato un giro di denaro pari a oltre 12 miliardi di dollari ed è stato stimato che nel 2032 raggiungerà
un valore pari a 5 volte quello attuale, quindi è un mercato in crescita fortunatamente e comunque è un buon aiuto per l'economia in generale. Poi, ma che cos'è che guida il mercato delle bioplastiche? Primo fra tutti è l'accettabilità del consumatore e l'aumento della domanda dei beni ecosostenibili. Inoltre c'è sempre una maggiore attenzione dei governi, sia nazionali che internazionali, verso regolamenti e normative che favoriscano appunto atteggiamenti ecosostenibili. Inoltre l'elevato prezzo dei combustibili fossili e la crescente dipendenza dai combustibili fossili e quindi di conseguenza da altri paesi. E inoltre anche la crescente applicazione delle bioplastiche nel settore automobilistico edile, che quindi sono due settori molto importanti nel mercato. Ovviamente ci sono dei limiti, quindi l'elevato prezzo della bioplastica, minori performance rispetto alle plastiche convenzionali e anche la necessità di impianti industriali specifici. Quindi questo va ulteriormente ad aumentare i costi perché è necessaria la conversione di molte industrie proprio per adattarsi a questi nuovi materiali, all'utilizzo di questi nuovi materiali. Le opportunità sono ovviamente la multifunzionalità, quindi l'estrema versatilità, come d'altronde anche la plastica, e le nuove applicazioni che stanno venendo fuori soprattutto nei paesi asiatici. Le sfide che deve affrontare questo tipo di mercato sono innanzitutto l'oscillazione dei prezzi dei materiali, che quindi non permettono di prevedere un costo fisso, e delle normative, l'esistenza di normative restrittive in alcuni paesi in via di sviluppo, e la competizione con la catena alimentare umana e animale, che approfondiremo poco più avanti. Per farvi vedere qualche numero, la produzione globale di plastica si aggira intorno a 400 megatonnellate, questi sono dati recenti perché relativi all'anno scorso. E di questo totale vedete che solo questa piccola fetta è prodotto secondo un modello di economia circolare, di cui 2,3 megatonnellate sono plastiche bio-based. Quello che voglio mettere in evidenza è che del totale delle bioplastiche prodotte a livello globale l'Europa ne produce il 27% e prima di noi c'è solo la Cina, quindi direi siamo bravi, siamo sulla strada giusta. E per avvicinarci un po' di più vediamo che l'Europa produce in totale più di 58 megatonnellate di plastica, ma la fetta con cui la fetta di plastiche prodotte secondo un'economia circolare è più grande, aumenta, e delle bioplastiche bio-based prodotte in Europa, in Italia se ne producono il 27%. Siamo secondi solo alla Germania, che produce la metà della bioplastica prodotta in Europa. E poi le materie prime, quindi le bioplastiche bio-based, possono essere ottenute sia per lavorazione diretta dei polimeri che sono naturalmente presenti nelle biomasse vegetali, oppure prodotte da microrganismi, oppure possono essere le molecole che costituiscono le bioplastiche possono essere prodotte per sintesi chimica, sempre a partire dalle biomasse vegetali. Le biomasse vegetali sono quelle piante, generalmente, ricche in carboidrati, quindi in zuccheri, e che, come vedete, rientrano nell'alimentazione umana, sono colture alimentari, quindi la patata, la cassava, il mais, il grano, la barbabietola e la canna da zucchero. Prima vi ho detto che c'è una competizione con la catena alimentare umana, ma anche animale. Questo perché? Perché noi sappiamo che la terra coltivabile, quella destinata all'agricoltura, ovviamente è limitata, perché limitate sono le terre emerse, e di questo seppur una piccolissima parte è destinata alla produzione di bioplastiche. Quindi significa che la coltivazione di queste piante è destinata esclusivamente alla produzione di bioplastiche, è per questo che dico che competono con l'alimentazione umana, perché comunque, seppur poca, quella terra viene sottratta per colture che potremmo utilizzare per la nostra alimentazione.
Una soluzione c'è e è l'utilizzo di biomasse di seconda e terza generazione. Quelle di seconda generazione sono biomasse lignocellulosiche, che sono sempre biomasse vegetali che però in alcun modo possono essere destinate all'alimentazione né animale né umana e che quindi andrebbero smaltite attraverso l'incenerimento o altri processi e quindi possono essere recuperate. Le biomasse di terza generazione invece sono gli scarti, sia agroindustriali ma anche derivanti da altre industrie. La bioplastica è già presente, come anche la plastica, è già presente nella nostra vita quotidiana. Qui vi ho riportato un orologio e vedete come nelle 24 ore di una giornata noi utilizziamo moltissime cose che già sono costituite da bioplastiche, come possono essere le capsule del caffè, le fibre dei tessuti, quindi degli abiti, i materiali, qualsiasi materiale usa e getta, le stoviglie usa e getta, anche piatti, bicchieri, posate, i componenti dell'elettronica, insomma vari oggetti, tantissimi oggetti. E la maggior parte delle bioplastiche diciamo sono utilizzate nel settore del packaging, quindi degli imballaggi, e infatti rappresenta il segmento di mercato più importante per l'industria delle bioplastiche. Qui una carrellata di vantaggi e svantaggi. Ovviamente tra i vantaggi abbiamo l'ecosostenibilità, primo fra tutti, poi il risparmio delle risorse fossili attraverso appunto l'impiego di biomasse che si rigenerano annualmente perché sono colture vegetali, la neutralità carbonica grazie alla circolarità del processo produttivo, perché in questo caso l'anidride carbonica che viene prodotta con il processo produttivo viene poi consumata dalle piante che vengono coltivate per la stessa produzione delle bioplastiche. E quindi abbiamo un circolo chiuso praticamente. E poi la biodegradabilità per le bioplastiche ovviamente che hanno questa caratteristica, che è un valore aggiunto. E la potenziale riduzione delle emissioni di gas serra e di anidride carbonica, con quindi una conseguente riduzione dell'impronta di carbonio del 40%. Una maggiore efficienza energetica perché per la produzione di bioplastiche è richiesto il 65% in meno dell'energia richiesta per produrre le plastiche convenzionali. E ultimo, ma non per importanza, è la valorizzazione degli scarti proprio per il recupero di questi scarti e reinserirli nel processo produttivo. Gli svantaggi sono il processo di produzione complesso, che prevede anche alcuni step che a volte sono poco sostenibili, i costi di produzione elevati, i costi di trasporto delle biomasse anch'essi elevati e anche un inquinamento dovuto ai mezzi di trasporto e la competizione con la catena alimentare, che già vi ho detto, però può essere risolta utilizzando biomasse di seconda e terza generazione. Parliamo adesso del mio argomento, cioè dei microorganismi. Allora, questo è il MIRRI, vi ho riportato qua il sito del MIRRI e diciamo le sue missioni. Il MIRRI è un'infrastruttura di ricerca sulle risorse microbiche europea, quindi coinvolge diversi stati europei, e come missione ha la caratterizzazione, lo studio, la distribuzione e la conservazione anche, soprattutto, delle risorse microbiche. Ovviamente, lavorando in diversi ambiti, anch'esso ha pensato a come possono i microrganismi inserirsi tra gli obiettivi dell'Agenda 2030. E io quello che ho cerchiato è proprio quello di cui vi parlo questa sera, cioè l'utilizzo delle risorse microbiche per ottenere composti chimici, materiali o bioenergia appunto a partire da microrganismi. I microrganismi produttori di bioplastiche sono diversi, si va dagli eucarioti inferiori a batteri vari e producono diversi materiali con diversa efficienza
diciamo, producono questi materiali con diverse caratteristiche. I batteri e le microalghe sono tra i microorganismi più promettenti e interessanti a livello di bioplastiche, sia per quanto riguarda l'efficienza, sia per quanto riguarda la loro capacità di produrne in quantità maggiori rispetto magari a altri microorganismi. Qui vi ho riportato, vi presento qualche foto, questi sono i batteri, queste sono microalghe, e delle microalghe ce ne ha parlato un mio collega, il dottor Francesco Martelli, e io però voglio fare un focus sui batteri lattici. Durante questi incontri altri vi hanno parlato di batteri lattici, per esempio una mia collega, la dottoressa Jasmine Addis Adun, ha parlato della valorizzazione degli scarti attraverso i batteri lattici. Un altro mio collega, il dottor Luca Bettera, ha parlato del loro utilizzo nei formaggi e di come apportano un valore aggiunto, e la professoressa Benedetta Bottari ha parlato della loro importanza all'interno dei cibi. Io oggi esco fuori dall'ambito food e quindi parlando di un'altra applicazione dei batteri lattici, tanto per farvi il quadro di quanto siano importanti. Allora, i batteri lattici sono un gruppo eterogeneo di batteri filogeneticamente vicini, sono circa 450 specie, gram positivi, non formano spore, sono anaerobi ma tollerano l'ossigeno, sono generalmente riconosciuti come sicuri e con lo status di presunzione qualificata di sicurezza, e vengono classificati in base alla morfologia, quindi in base alla forma, oppure in base al metabolismo, sia omo che eterofermentanti, in base a come loro a quello che producono utilizzando gli zuccheri. Utilizzano gli zuccheri appunto come principale fonte di carbonio e di energia per la crescita cellulare e per le funzioni vitali della cellula, e sono ubiquitari, quindi li ritroviamo sia negli alimenti di origine vegetale o animale, ma anche nel tratto gastrointestinale degli animali, nella vagina, nel suolo e nell'acqua. Quindi sono un po' ovunque. Fin dall'antichità questi batteri sono sempre stati utilizzati e anche conosciuti e impiegati per essere impiegati nella conservazione e nella produzione di alimenti fermentati, sia di origine vegetale che di origine animale. Intorno agli anni 30-40 iniziano ad essere utilizzati come culture standard starter nell'industria degli alimenti. Successivamente poi viene scoperto anche la loro potenzialità benefica per l'organismo e quindi impiegati come probiotici. Più recentemente invece la ricerca, ma anche l'industria ormai, si sta concentrando sull'utilizzo dei batteri lattici come fabbriche microbiche, quindi per la produzione di metaboliti, di sostanze fondamentalmente, che sono molto interessanti a livello industriale. Perché gli è stato attribuito questo nome? Perché sono estremamente adattabili a diversi substrati. Possono utilizzare materie prime secondarie, quindi di nuovo la versatilità, e questo permette anche di ridurre i costi di produzione in un qualsiasi processo produttivo. E inoltre possono essere ingegnerizzati per aumentare le loro performance, anche questo è molto studiato. E tra le bioplastiche, il PLA, quindi gli acidi polilattici, e i PHA sono bio-based e biodegradabili e sono molto importanti, questo tipo di produzione si sta sviluppando tantissimo. Quindi io oggi vi parlerò di due casi studio che riguardano appunto questi due tipi di bioplastiche, e colgo l'occasione per presentare la collezione microbica di Ateneo, in cui noi conserviamo circa 6.000 isolati di batteri lattici che appunto utilizziamo per gli studi più disparati, dal food, ma come vedete anche in questo caso per le bioplastiche, studi sulle bioplastiche. Allora, il primo studio riguarda l'acido polilattico. Come vi ho detto, l'acido lattico è il principale prodotto del metabolismo dei batteri lattici ed è ottenuto dalla fermentazione degli zuccheri. Questo è anche il mattoncino fondamentale dell'acido polilattico, quindi di questa tipologia di bioplastica. Il PLA è un poliestere termoplastico biodegradabile
biocompatibile, idrofobico, altamente lavorabile e con eccellenti proprietà meccaniche. Ovviamente anche degli svantaggi, e quindi sono la bassa stabilità termica, la bassa degradabilità e anche la scarsa tenacia. Come viene prodotto? Si parte dalla biomassa, come vi ho detto. Questa biomassa, essendo composta da molecole molto complesse che non sono utilizzabili tal quali dai microrganismi, deve essere destrutturata. Quindi attraverso vari processi viene destrutturata e vengono liberate molecole più semplici, in particolare gli zuccheri. Questi zuccheri poi vengono fermentati dai batteri lattici con la produzione di acido lattico, che viene purificato, viene, diciamo, trasformato viene trasformata la sua struttura chimica e poi per una reazione di policondensazione o polimerizzazione si forma la bioplastica, il polimero che poi andrà a formare la bioplastica. Il mio studio ha avuto lo scopo di produrre acido lattico a partire da glicerolo. Io prima vi ho detto che possono essere le biomasse di terza generazione, sono gli scarti, ma scarti non solo agroindustriali o alimentari, in questo caso infatti è uno scarto dell'industria del biodiesel, quindi delle bioraffinerie. Quindi, per esempio, in questo caso si ha una doppia circolarità, perché già il biodiesel è un prodotto ottenuto da biomasse rinnovabili. Da questo processo si genera come sottoprodotto il glicerolo, che a sua volta viene reintrodotto nuovamente in un altro processo per ottenere un altro prodotto finito, che in questo caso è l'acido polilattico. Il mio studio in particolare è stato organizzato come uno screening, quindi c'è stato uno screening primario in cui ho caratterizzato 150 batteri lattici. Per caratterizzazione in questo caso intendo lo studio, capire se questi batteri lattici, capire in quali fonti di carbonio questi batteri lattici sono in grado di utilizzare. Ho utilizzato questa micropiastra, in cui sono contenute diverse fonti di carbonio, tra cui c'è anche il glicerolo. E quindi attraverso questo studio è stato possibile trovare questi 27 batteri lattici che potenzialmente sono in grado di utilizzare il glicerolo. Quindi ho continuato, sono passata allo screening secondario, in cui ne ho selezionati 20, quelli che davano, diciamo, i risultati migliori. E questi li ho coltivati in queste provette, in cui l'unica fonte di carbonio era appunto il glicerolo. E ho seguito la loro crescita e sei sono risultati, diciamo, crescere in modo positivo in questo terreno. Quindi sono cresciuti bene, hanno consumato il glicerolo e hanno prodotto acido lattico. Quindi ho continuato ulteriormente lo screening e 5 di questi batteri lattici li ho coltivati nei bioreattori. Quindi c'è stato diciamo un salto di livello, perché da 6 ml, dalla coltivazione in 6 ml di terreno, sono passata alla coltivazione in 700 ml di terreno. E questo cambia totalmente il processo, anche perché nei bioreattori è possibile controllare tutti i parametri importanti per la crescita dei microrganismi. E infatti qui vi ho riportato la differenza di performance tra crescita in bioreattori e in provette. In blu è la crescita nei bioreattori e vedete che sia il consumo di glicerolo sopra che la produzione di acido lattico sotto sono nettamente superiori rispetto alle provette. E quindi poi da questi studi è stato possibile selezionare due ceppi che sono stati i più performanti. E quindi con questo studio ho dimostrato che all'interno della nostra collezione, diciamo, abbiamo dei ceppi con delle enormi potenzialità e soprattutto utilizzabili nel settore delle bioplastiche, proprio per produrre alcune di esse. Il secondo studio invece ha riguardato i PHA, quindi poliidrossialcalonati, che sono una famiglia diversa di poliesteri. E questi sono un po' diversi, diciamo, vengono prodotti in maniera un po' diversa.
vengono accumulati sotto forma di granuli lipidici all'interno delle cellule quando i batteri crescono in particolari condizioni. Sono biocompatibili, idrofobici, facilmente lavorabili, resistenti agli UV e flessibili o rigidi in base alla struttura chimica. E per contro hanno elevati costi di produzione e anche difficoltà nel recupero. Il processo produttivo inizia come l'altro, quindi parte dalla biomassa, questa viene destrutturata, vengono estratti gli zuccheri e gli zuccheri vengono fermentati e i microrganismi accumulano i pH all'interno della cellula e poi questi vengono estratti, esistono diversi modi per estrarre i lipidi ed è qui che intervengono quegli step che sono a volte possono essere poco sostenibili perché per esempio in alcuni casi per l'estrazione di queste molecole è necessario l'utilizzo di solventi un po' pesanti e quindi a quel punto la sostenibilità non tiene molto, però troveremo una soluzione. Lo scopo del mio studio in particolare era quello di produrre PHA a partire da scarti, agroindustriali tramite i batteri lattici. E questo perché i batteri lattici non sono proprio famosi per la produzione di questo tipo di bioplastiche. Altri batteri li producono con maggiore efficacia. Anche la letteratura è un po' povera per quanto riguarda la produzione da parte di batteri lattici. E quindi primo fra tutti è stato messo a punto un terreno per l'accumulo e vi dicevo prima che per l'accumulo di PHA sono necessarie delle condizioni di crescita un po' particolari. Che intendo? Significa che serve un terreno fortemente sbilanciato a favore del carbonio, quindi serve molto più carbonio che azoto. L'azoto è utilizzato per il mattoncino fondamentale per la costruzione delle proteine e le proteine hanno una funzione plastica e strutturale e quindi vanno a costruire proprio la cellula utilizzando il carbonio, quindi l'energia ottenuta dal carbonio. Una volta che i microrganismi finiscono l'azoto presente nel terreno smettono di crescere, quindi non producono più cellule, ma il carbonio che è presente in eccesso nel terreno viene convertito in lipidi, quindi in grassi, che in questo caso appunto sono i PHA. Quindi una volta messo a punto il terreno, ho iniziato uno screening primario sui miei soliti 150 ceppi, utilizzando un terreno solido, quindi agarizzato, tipo gelatinoso all'interno delle piastre e inserendo nel terreno anche un colorante che è in grado di legarsi alle molecole lipidiche, quindi ai grassi. Una volta ho inoculato i miei ceppi in questo terreno, ho aspettato la crescita e poi li ho esposti sotto luce ultravioletta. Praticamente se i batteri producono lipidi, il colorante si lega a questi lipidi e sotto luce UV producono fluorescenza. E da questo primo screening, queste sono foto reali, vedete che questo è bianco, non ha prodotto lipidi, questo invece è rosa, quindi emette fluorescenza e sono quelli appunto che accumulano pH all'interno. E dei nostri 150 ceppi, 56 sono risultati fluorescenti, quindi potenzialmente hanno accumulato dei pH. Quindi ho proseguito con uno screening secondario in un terreno liquido, e la coltivazione del terreno liquido è servita a accumulare biomassa per poi essere analizzata per caratterizzare se effettivamente questi lipidi sono pH o meno. Il mio studio si è bloccato qui, però il passo successivo è l'identificazione di un substrato di scarto per la crescita, perché una volta che noi abbiamo visto che i batteri sono in grado di produrre PHA, poi li andiamo a testare direttamente nel terreno di scarto, in modo tale appunto che chiudiamo il cerchio del recupero degli scarti.
E per esempio vi ho riportato questo articolo in cui loro hanno utilizzato il siero e la scotta per produrre pH proprio da batteri lattici, quindi questa è una possibile applicazione. Quindi concludo lasciandovi un messaggio che è Think Global, Act Local and Now. In inglese suonava meglio, quindi l'ho lasciato in inglese, però il concetto è che pensiamo in grande, ma agiamo nel nostro piccolo e soprattutto subito, adesso. E qua vi ho riportato la piramide della sostenibilità, in cui ovviamente la cosa più importante, quindi in verde, è la prevenzione. Cerchiamo di limitare gli sprechi, recuperiamo quello che si può recuperare e poi scendendo vedete il riutilizzo, quindi cerchiamo di utilizzare un materiale più a lungo possibile, oppure ricicliamolo, quando non è possibile utilizziamolo per produrre energia e infine proprio l'ultima spiaggia deve essere lo smaltimento. E questi sono i due libri che io ho consigliato, Un futuro a bioplastica, che è un libro più divulgativo, quindi una lettura semplice per appunto coinvolgervi in questo argomento, e il secondo, Biopolimeri, invece è un po' più tecnico se siete interessati ai processi di produzione, alle strutture e ai vari tipi di bioplastiche. E sono disponibili nelle biblioteche di Ateneo. E questo è il questionario di gradimento. Spero sia stato interessante, di non avervi annoiato e vi ringrazio per l'attenzione.